Ciao a tutti, io sono Luca del Team BeFair, un gruppo che integra professionisti e appassionati per offrire e sviluppare software libero per la sostenibilità dei territori. Mi dispiace molto non poter essere lì con voi a questa ConfSL 2.0, che è incentrata proprio sul tema della sostenibilità. Ma ringrazio Ugo Avalle e l'Accademia dell'Hardware e del Software Libero Adriano Olivetti per aver scelto questo tema e per averci dato la possibilità di sintetizzare il nostro intervento in questo breve video. In particolare oggi la mia intenzione è di raccontare le opportunità di sinergia tra le reti del software libero e le reti di economia solidale. Tra l'altro è veramente un piacere e un onore che sia proiettato lì a Ivrea, dove Adriano Olivetti ha dato non solo avvio all'era del computer, ma ha anche formulato una serie di teorie e pratiche sulle comunità di fabbrica e sulle comunità territoriali. Praticamente una nuova strutturazione della società, un approccio da imprenditore illuminato che puntava a ricostituire un tessuto sia sociale che economico a 360 gradi. Quindi queste teorie e pratiche della comunità di fabbrica e comunità territoriali sono pienamente aderenti alla strutturazione per territori e per temi che caratterizzano le reti di economia solidale oggi. Ma che cos'è l'economia solidale? Nel sito della rete di economia etica e solidale delle Marche possiamo leggere, in breve, con l'espressione economia solidale si intende un modello economico che mette al centro del proprio operare le persone, la qualità della vita, le relazioni e l'ambiente. L'economia solidale assume forme e connotazioni differenti a seconda della latitudine e della cultura. L'economia solidale agisce trasversalmente su vari settori produttivi e associativi. Ve ne leggo alcuni: commercio ecosolidale, agricoltura biologica e biodinamica, fattorie didattiche, bioedilizia e bioarchitettura, assicurazioni etiche e telefonia etica, cooperazione internazionale, poi ne salto alcune, movimento cooperativo, gruppi di acquisto solidale, che sono gruppi di consumatori che si riuniscono e stabiliscono una relazione diretta col produttore e favoriscono determinati criteri, tra cui l'acquisto al chilometro zero, gli acquisti biologici, le forme non inquinanti di trasporto, il non sfruttamento del lavoro. Poi il turismo responsabile, esperienze di consumo critico e poi, attenzione, qui anche il software libero. Vedete? Tra questi settori, agenzie di rete informazioni alternative indipendente, energie rinnovabili, cosmesi e detergenti ecologici, esperienze di riciclo e di riuso, artigianato artistico, tipografia e grafica basata su processi ecologici a basso tasso inquinante e in genere tutte le attività produttive che ne condividono gli scopi e desiderano realizzarli. Quindi sì, avete letto bene, si parla anche di software libero. Da circa 10 anni il software libero è incluso nelle reti di economia solidale ed è molto tenuto in considerazione poiché, grazie ai suoi principi, è riuscito a raggiungere un elevato sviluppo, sia economico che di pratiche consolidate. Quindi, come abbiamo visto, le reti economia solidale sono un sovrainsieme delle reti del software libero. Allora, quale potrebbe essere la opportunità di una sinergia fra queste due reti? E soprattutto, c'è qualcuno che ci crede nel potenziare la sinergia, nel fatto che riceveremmo benefici reciproci? Bene, loro sì. Richard Stallman non ha bisogno di presentazioni, anche lì alla ConfSL con voi, lo saluto e lo ringrazio per tutto quello che ha fatto, ed Euclides André Manche, un referente del movimento dell'economia solidale internazionale, è un brasiliano, ha collaborato col governo Lula per l'organizzazione delle reti solidali. Il 15 dicembre 2012 è avvenuto un incontro a Curitiba tra Richard Stallman e Euclides Manche che ha fatto scaturire una dichiarazione personale che recita così, ve la cito proprio dal sito di Richard Stallman:
Dopo 2 giorni di dialogo fecondo sull'economia solidale e il software libero, siamo arrivati a questa dichiarazione congiunta che esprime le nostre visioni personali. Crediamo che i movimenti del software libero e dell'economia solidale debbano collaborare per generare software che sia totalmente libero, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni dell'economia solidale. Bene, questo è ciò che è scaturito da 2 giorni di dialogo fecondo tra Richard Stallman ed Euclides Manche. Ora, chi altro ci crede? Pure noi ci crediamo sulle opportunità di sinergia tra i due movimenti. Noi siamo, diciamo, gli appartenenti ufficiali di questo team BeFair. Ci sono io, c'è Andrea Colangelo, che è uno sviluppatore Debian, che è il nostro CTO. Antonio Esposito del Flossmarke, Resmarke, che è un DevOps, e Matteo Micheletti, che è uno sviluppatore. E se vi imbarcherete in questa avventura ne troverete anche molti altri di personaggi più o meno pazzi, diciamo. Quindi, quali sono queste opportunità di sinergia fra le due reti? Le opportunità le sintetizzo in 3 proposte, diciamo, di attività, e da lì si vedono le opportunità reciproche. Una è di connettersi ai gruppi territoriali e tematici, un'altra è di diffondere il software libero e i formati liberi, un'altra è di partecipare più specificatamente con le proprie competenze. Questa proposta ovviamente è rivolta a voi che siete la componente del software libero. Connettersi cosa vuol dire? Ecco, qui c'è una mappa, diciamo, di alcune connessioni che abbiamo nelle Marche e anche oltre. Questa è l'associazione della rete economia solidale delle Marche, che include tantissime realtà. Quante volte noi come gruppi software libero magari richiediamo una sede per fare un breve corso o anche una sede per magari utilizzarla come laboratorio o luogo di riunioni? O anche un magazzino per ospitare il trashware, diciamo, i ferri vecchi, no, che poi ricicliamo. Oppure anche quante volte ci piacerebbe entrare in contatto in modo informale con persone che si occupano di educazione. Ecco, questa capacità trasversale delle reti di economia solidale ci aiuta a uscire dal nostro mondo. Quindi è questa l'opportunità nella sinergia. L'altra opportunità è quella di diffondere il software libero e formati liberi a gruppi interessati by design, ossia questi gruppi sono proprio realizzati per una visione nuova della società e questa visione nuova include il software libero. Quindi sono gruppi in cui possiamo diffondere l'uso di LibreOffice e l'utilizzo dello standard ODF. Ci possiamo scambiare i documenti direttamente in Open Document, possiamo diffondere l'utilizzo della Creative Commons per la tutela delle produzioni che si fanno, oppure fare riunioni remote tramite Mumble, o anche diffondere sistemi operativi liberi e scoprirne tra l'altro che tante persone già ne fanno uso. Inoltre, qual è l'altra opportunità? Diffondere anche materiale che è stato prodotto con tanto lavoro e sforzo. Per esempio, questi sono materiali prodotti in occasione del Linux Day su iniziativa di Italia Linux Society, il Vademecum per il software libero e il dossier scuola Liberi di imparare, che contiene le motivazioni, le strategie e i progetti, i casi di successo e di adozione di software libero nelle scuole. La terza opportunità è di partecipare. La terza modalità, diciamo, la terza attività è di partecipare per realizzare delle soluzioni. Stiamo elaborando un progetto di un portale nazionale dell'economia solidale, che è economiasolidale.net, che ha gli obiettivi di informare, comunicare, organizzare e anche di dare strumenti di supporto ai gruppi di acquisto solidale. E lì abbiamo bisogno di moltissime competenze, comunicatori, sviluppatori, ci piacerebbe farlo insieme. Inoltre ci sono molti gestionali per i gruppi d'acquisto solidale di cui vi parlavo prima che sono sviluppati con software libero. Abbiamo Portal Gas, DigiGas, Gasdotto, Rete Des e poi anche il prodotto che stiamo sviluppando noi, Gasdotto
da 4 anni come gruppo Bfair che stiamo rinnovando adesso, si chiama Casista Felice, è basato su Django e ha una nuova interfaccia AngularJS. Ecco, dico anche per stimolare i più tecnici, insomma, che possono essere incuriositi, così ci divertiamo a sviluppare. Inoltre stiamo lavorando a un progetto, diciamo che secondo me attualmente è il più importante, cioè lo ritengo molto importante, è il progetto sulla interoperabilità fra i vari gestionali dei gruppi di acquisto solidale. In questo modo, come potete vedere qua in questo sistema logico, un fornitore può modificare il proprio listino su un singolo software per i gas o su un proprio software, e grazie a un formato e a un protocollo di interoperabilità, questi dati vengono sincronizzati tramite un aggregatore ai vari software per i gas. Ok, l'aggregatore è questo, e praticamente capite che questo qui consente di sincronizzare i vari gestionali in un colpo solo, ma anche le piattaforme di e-commerce e marketplace che desiderano avere quel fornitore nella propria offerta. Questa mappa include esclusivamente i fornitori che per ora noi abbiamo incluso in questo sistema, importandoli da Gasista Felice, in particolare l'installazione del territorio di Macerata, che è un territorio esteso come la provincia di Macerata nelle Marche, e a fornitori da tutta Italia. C'è da dire che il proof of concept dell'interoperabilità è basato su un formato XML chiamato GDXP, Gas Data Exchange Protocol, proposto da Roberto Guido, che in molti di voi credo conoscano per il suo attivismo in Italia Linux Society e in generale nelle reti software libero o nel progetto Arduino. E lo salutiamo, grazie Bob. Con l'interoperabilità abbiamo la possibilità di affacciarci anche a livello mondiale con lo standard ESS Global. Quindi, veniamo al risultato che otterremo. Il risultato è di sviluppare una strategia. Se noi sviluppiamo queste tre attività, potremo mettere in atto una strategia, quello di frequentarci e quindi partecipare a tavoli comuni e allinearci su un linguaggio comune. Quello di connetterci e quindi poterci chiamare semplicemente con un numero di telefono, perché questa è la cosa che snellisce veramente le reti, e la possibilità di farlo con gruppi che non si occupano solo di software libero ci dà molti vantaggi, a mio avviso, e poi la capacità di portare soluzioni se noi mettiamo in condivisione le nostre competenze specifiche di sviluppatori di software libero, perché possiamo veramente cambiare le cose ed essere una rete. Questa è la finalità. Detto questo, io vi ringrazio moltissimo per l'ascolto. Mi dispiace ancora di non essere venuto lì. Grazie a Ugo Valle, grazie all'Accademia dell'Hardware e del Software Libero Adriano Olivetti, grazie a tutti i partner e buon proseguimento di Confesl.